Bentornati, ben ritrovati per il gusto relativo, un saluto da Tiziano. Oggi degustiamo un ottimo vino, sempre in collaborazione con Vino 75, gustiamo un Wild Butcher. Questo è un vino in purezza trasformato con vitigno Wild Butcher, un vitigno autoctono austriaco. In Italia è pochissimo conosciuto, e col Sandago barra Case Bianche, come abbiamo imparato a conoscere in questo periodo, è uno di quei pochissimi produttori che in Veneto coltiva ancora questa varietà. E da come leggeremo poi sul sito, questa varietà specifica con la quale è stata trasformata questa bordolese qui, questo vino che degusteremo oggi, è un biotipo diciamo del tutto personale, direi quasi un monopolio, come si fa uso in Francia, come si dice in Francia, della tenuta col Sandago. Infatti leggiamo proprio dall'azienda che il vitigno è un Wild Butcher in purezza, biotipo di Col Sandago. Quindi l'azienda ci dice che è un suo biotipo, un ceppo che è stato rimpiantato nella propria azienda, con il quale poi è prodotto questo vino. Bene, Wild Butcher in purezza, l'abbiamo già detto, allevamento Guyot e cordone speronato, 250-300 metri sul livello del mare, 6.000 piante per ettaro, vinificazione di raspatura, pigiatura con uva in fermentazione, ovviamente trasformate in rosso, con macerazione sulle bucce 15-20 giorni, temperatura 26-28 gradi centigradi, affinamento 20 mesi in fusti di rovere da 500 litri, per metà nuovi e per metà di primo e secondo passaggio, successivamente in bottiglia per altri 12 mesi. Andiamo a degustare il vino. Ora, prima che rompo il termometro, lo avevamo messo, ecco, vediamo la temperatura, ci siamo, perfetta, siamo tra i 17 e i 18 gradi, la temperatura è ottima per la degustazione di questo vino. Facciamo presente che questa è una bottiglia vecchia, oggi potete trovarla in questo periodo sul sito l'annata 2010, o noi stiamo degustando l'annata 2007. Degustiamo dunque il vino. Allora, il vino si presenta con un manto rosso rubino di carica intensa, poco trasparente direi, e limpido, non presenta particelle in sospensione. Lo definirei anche abbastanza scorrevole il vino, anche se le lacrime scendono con abbastanza difficoltà, però non mi riesce a definirli diversamente i vini in generale, quindi scorrevole. Passiamo all'analisi olfattiva. Bene, l'analisi olfattiva ci mette di fronte subito un vino che è schietto, che è un vino fino, non presenta difetti e soprattutto presenta una serie di famiglie in successione abbastanza definite. Quali sono queste famiglie? Beh, iniziamo da una nota sicuramente erbacea, si mescola in qualche modo anche con un sostegno alcolico, tanto da produrre, da generare una buona nota balsamica in qualche senso, perché la nota erbacea richiama piuttosto una nota di erba, di medicinale, ecco, di erba medica, non medicinale, di erba medica. Possiamo notare con estrema chiarezza anche un'ottima nota di frutti a bacca rossa molto maturi e direi anche in soluzione alcolica. Mi viene in mente una prugna, mi viene in mente una ciliegia bella matura, tutto in soluzione alcolica, tutto abbastanza maturo. Non è finito però, perché a tutto questo è accompagnato da un'ottima nota speziata, qui il pepe nero è veramente molto evidente ed è il principe delle spezie, delle note speziate dentro questo vino qui. Per finire, sul finire si sente un'ottima nota boisé che richiama il legno, quindi l'affinamento e l'invecchiamento di questo vino. Vediamo se si riesce a sentire altro. Io direi di no, le famiglie sono già abbastanza per poterlo definire sicuramente un vino
complesso, quindi è un vino sicuramente complesso. A chi piace questo tipo di vini, tutto quello che ho detto, è un vino sicuramente da acquistare e da poter assaggiare. Passiamo ora all'analisi gustativa e vediamo in bocca come si comporta. Devo dire peraltro che al naso ricorda molto il Merlot, ricorda molto una trasformazione di Merlot. Vediamo ora però come si comporta in bocca. Allora, il vino sicuramente partiamo da dalle due famiglie e valutiamole. Sicuramente il vino tende di più ad essere spostato verso le parti dure e non quelle morbide. È un vino sicuramente di corpo, non eccessivamente. È un vino non proprio morbidissimo, non proprio rotondo, perché qui, ripeto, le parti dure sono un po' più spinte, diciamo così, ed essendo più spinte non può risultare per forza di cose un vino morbido o rotondo, che dir si voglia. Sicuramente quello che si può notare, quello che è in evidenza maggiore rispetto a tutto, è il tannino. Un tannino bello tosto, un tannino che si fa sentire, un tannino che però, devo dire, è preciso. Un tannino che in ingresso è abbastanza, entra a muso duro, direi, però è preciso. Non è assolutamente un tannino sbilanciato o un tannino scoordinato, diciamo così. E il vino, quindi, lo potrei definire senza ombra di dubbio un vino tannico, forse anche qualcosina in più, ma non direi, perché la sua precisione, essendo, ripeto, un tannino preciso e sciogliendosi poi piano piano, direi per l'appunto un vino tannico. È un vino anche fresco, l'acidità non è sostenutissima, però dopo di un po' cominciamo a salivare, quindi potrei definirlo sicuramente fresco, scusate, come vino. E per quanto riguarda la sapidità, direi anche un vino leggermente sapido. Le parti laterali della lingua sono abbastanza sensibili da questo punto di vista, e quindi mi verrebbe da dire, mi viene sicuramente da dire, che questo è un vino leggermente sapido. Ora, quello che posso aggiungere per quanto riguarda le sensazioni retroolfattive, piuttosto che parametri tecnici, qui vi potrei dire che si sente un'ottimissima nota di prugna, quindi ma veramente molto matura, e un'ottima ed elegante, se vogliamo, nota retrogusto, come si dice, retrogusto di tabacco. In bocca questo sono due caratteristiche, due sentori, due descrittori specifici che si sentono e che descrivono in maniera, ecco, riassuntiva sicuramente questo vino. Ovviamente questo è un vino del 2007, è un vino bello aggressivo, è un vino che va abbinato con piatti sostenuti, sicuramente cacciagione, sicuramente carne rossa, sicuramente con dei formaggi anche abbondanti, molto abbondanti. Lo potete trovare su Vino 75 al prezzo di 21 euro circa. Vi posso a questo punto salutare con la speranza che voi possiate assaggiare questo vino e soprattutto che possiate assaggiare trasformazioni di questo vitigno che sono per lo più sconosciute in Italia. Un saluto da Tiziano, per il gusto relativo, viva il vino!